Io... non sono ancora riuscita a contattare l'unità che è andata a cercare tua madre. Tutti e due sappiamo com'è andata. Non dirmi bugie, conosco la situazione. Notizie della tua famiglia? Sono in volo da qualche parte. Beh, al momento il cielo è il posto migliore dove stare. Si chiamava Odessa. È un nome davvero inusuale. Beh, è la storia della mia famiglia. Il fatto è che mia madre odiava il soprannome Boomer. Lei mi chiamava sempre Charlie qui, Charlie là, ma per mio padre, per quello che riesco a ricordarmi di lui, sin da piccolo sono sempre stato Boomer. E così fai esplodere le cose. Perché fai questo? Che cosa? Distrarmi. Ne ho visti morire molti. Se pensi al lavoro che faccio... Far esplodere le montagne? Ah, questo è solo l'ultimo dei miei lavori. Ero nell'esercito, nei Marines. Iraq? Il Golfo. Quella è un'area davvero molto instabile, dal punto di vista sismico. Ogni 400 anni vengono travolti da un terremoto dell'ottavo grado. Ora ne sono passati 1000. Mi scusi, lei lavora per la FEMA? No, ma se posso aiutarvi... Per piacere, venga con me. Vai pure, vai. Senti, hai fatto anche troppo per me. Io ti sono debitore. No, tu non mi devi niente. Abbi cura di te stesso. Va bene. Dottoressa Lane? Sì. Jerry Blair, dell'ufficio del sindaco. Lui e Doug Stencil. Dottoressa Lane. Alla FEMA ci hanno detto che l'avremmo trovata no, qui. No, non sono della FEMA. Lei è Joan Wright. Dottoressa Lane. Gestisce il centro di emergenza della zona. È la signora della FEMA? No, io sono una sismologa. Ci scusi per la terribile confusione, ma non abbiamo mai avuto un terremoto come questo prima e siamo un po' impreparati. Dov'è il sindaco? Non lo so. La sua casa è stata distrutta, ma una squadra si sta dirigendo lì.